Vi parlerò appunto degli ultimi due farmaci che abbiamo a disposizione per, come antipsicotici da alcuni mesi disponibili in Italia, che sono appunto la cariprazina e l'urasidone. Vi parlerò sì delle proprietà sia recettoriali, della farmacocinetica e del farmaci in generale, cercando di mantenere il più possibile una relazione di tipo clinica, essendo appunto io un clinico, un farmacologo. Questi due farmaci sono in commercio già da alcuni anni, anche negli Stati Uniti, in Italia sono presenti da alcuni mesi. Come spesso accade in medicina e soprattutto ancora di più in psichiatria, dove abbiamo a che fare con patologie croniche, con difficoltà di trattamenti e difficoltà anche delle risposte farmacologica, quando abbiamo dei nuovi farmaci, in commercio da poter utilizzare, la nostra cos'è? Siamo subito molto contenti, abbiamo un grande entusiasmo di fronte a queste nuove molecole. Però a me è capitato, ma poi parlando anche con i giovani colleghi, dopo l'entusiasmo iniziale forse qualche domanda ce la facciamo, ci chiediamo, almeno a me è capitato di chiedere, me lo sono chiesto anche parlando con i colleghi, una riflessione, dico, ma avevamo realmente bisogno di così tanto bisogno di nuovi farmaci o meglio, cosa ci possono dare questi farmaci in più? Perché io credo, e questo cito il dottor Baggi che in diversi convegni lo ha detto, noi come branca della medicina siamo anche fortunati perché abbiamo tanti farmaci a disposizione con tante caratteristiche differenti e quindi adesso sono veramente utili i farmaci in più, quindi la mia relazione vuole cercare un po' di rispondere a questa domanda, cioè che cosa ci possono dare in più questi due nuovi farmaci, se e come ci possono dare in più. Questa, vabbè, è una famosissima meta-analisi che avete visto in un sacco di convegni, dove ci riportano, appunto vengono comparati l'efficacia degli antipsicotici, di 15 antipsicotici, e vediamo che a parte la clozapina, tutti gli altri antipsicotici, sia tipici che atipici, hanno dei profili di efficacia molto simili tra di loro. Poi la scelta della molecola è soggettiva in base al paziente, in base al tipo appunto di sintomatologia che il paziente presenta, in base anche alle caratteristiche anche del paziente. Quindi a fronte di questa efficacia, efficacia simile, che cosa ci possono dare in più questi due farmaci? Perché se volessimo dei farmaci che avessero un'azione fortemente, come dire, antipsicotica, a noi cos'è che basterebbe? A noi basterebbe questo, basterebbe l'aloperidolo. Come sappiamo, poi adesso è stato demonizzato negli anni, però poi è sempre un farmaco molto utilizzato, che utilizziamo, che tutti ci diciamo magari davanti alla macchinetta del caffè, eh sì, però due goccine di serenase possiamo metterle, eh sì, come può essere efficace un po' di serenase, perché questo poi è quello che capita nella pratica clinica. A fronte comunque di tutti questi farmaci che abbiamo a disposizione, noi ci troviamo di fronte ancora dei bisogni che la farmacologia non riesce ancora a coprire. Abbiamo appunto sempre problematiche con la sintomatologia negativa, soprattutto della schizofrenia, sto parlando naturalmente, degli aspetti cognitivi, quindi vediamo benissimo che i pazienti già all'esordio e poi col progredire degli anni vanno incontro a dei deficit cognitivi, soprattutto anche nell'ambito sociale, e poi anche la sintomatologia depressiva. Spesso è difficile riconoscere i sintomi depressivi e differenziali da una sintomatologia negativa. E poi abbiamo il grosso problema della tollerabilità, a partire dagli effetti extrapiramidali fino ad arrivare agli effetti metabolici, l'aumento di peso e sindrome metabolica, per non parlare degli effetti cardiovascolari con ormai il nostro più grande spauracchio, che è il problema dell'allungamento del QT. Credo che oggigiorno in ogni cardiologia di qualsiasi ospedale ci sia la nostra foto con scritto wanted, perché con la quantità di ECG che richiediamo dal pronto soccorso al reparto credo che ci odieranno, ma siamo spaventati, ma in effetti il problema del QT c'è.
è poi il problema dell'iperprolattinemia. Quindi ci sono ancora questi bisogni insoddisfatti, queste problematiche, vediamo se questi ultimi farmaci possono aiutarci sotto questo aspetto. Quindi non parlerò tanto dell'efficacia che cariprazina e lorasidone possono avere per il trattamento della sintomatologia puramente antipsicotica, quindi su deliri e allucinazioni, perché quella non l'ho riportata qua per motivi anche di tempo, ci sono un sacco di studi che ne riportano la loro efficacia che poi non ho riportato, mi sono focalizzato più su questi punti. Partiamo dalla cariprazina, e parto dalla cariprazina, sto andando in ordine alfabetico così nessuno può dirmi che ho avvantaggiato uno rispetto a un altro. Allora, la cariprazina ha ricevuto l'approvazione dell'FDA nel 2015, in Europa è stata approvata nel 2017 e in Italia è in distribuzione dal 2018. In Italia e in Europa ha un'indicazione solo per la schizofrenia, mentre negli Stati Uniti ha un'indicazione anche per gli episodi maniacali e misti nel disturbo bipolare. Meccanismo d'azione della cariprazina. La cariprazina fa parte della classe ABC, aripiprazolo, brexpiprazolo, che sarà probabilmente in disposizione in Italia nei prossimi mesi o non si sa esattamente quanto, e poi la cariprazina, quindi è un agonista parziale, come l'aripiprazolo, che agisce su recettori sia dopaminergici e serotoninergici. Se andiamo a vedere le affinità recettoriali, che è poi quello che ci può interessare per vedere che ricaduta clinica può avere, ha naturalmente un'alta affinità, quindi si lega al recettore di 2, è un'affinità anche alta perché essendo un agonista parziale per poter dare una risposta antipsicotica deve occupare tanti recettori di 2 ed è questa la caratteristica per cui è un antipsicotico, ma soprattutto la caratteristica peculiare della cariprazina è l'altissima affinità per il recettore D3, che è anche superiore a quella per il D2, che è quello che potrebbe essere collegato, poi ne parliamo dopo nelle prossime slide, ha un impatto soprattutto sulla sintomatologia negativa e cognitiva. Poi ha una buona affinità per il 5-HT1A, quindi da questo probabilmente un effetto antidepressivo. Ed è un farmaco che ha invece una bassissima affinità per i recettori istaminergico e colinergico. Questo cosa vuol dire? Che non è che da una parte non ci darà gli effetti collaterali classici che possono essere l'aumento di peso, un'eccessiva sedazione oppure degli effetti collaterali più a livello periferico come la bocca secca, la stipsi o alterazioni appunto della cognitività. Dall'altra parte la cariprazina non sarà un farmaco sedativo, quindi se ci troviamo di fronte a un paziente che oltre appunto una sintomatologia positiva è anche un'agitazione psicomotoria, non dorme e insonne, non possiamo aspettarci che cariprazina ci possa aiutare, ma dovremmo associare a questo punto una benzodiazepina o un antistaminico. Parlavamo appunto della caratteristica peculiare appunto della cariprazina, che è quella dell'azione sul recettore D3. Ci sono molti studi, sono riportati alcuni, che sugli animali sembra che appunto l'azione su questo tipo di recettore abbia un effetto soprattutto procognitivo e sulla sintomatologia negativa e depressiva. Questo si ritrova anche nella clinica, questo è un lavoro molto recente, è stato pubblicato quest'anno, mi sembra aprile-maggio di quest'anno, è uno studio a 24 settimane in cui sono stati messi a confronto cariprazina e risperidone. Il risperidone è un buon farmaco per un confronto, avendo appunto una buona azione sul 5-HT2A, quindi ha una impatto sulla sintomatologia negativa, nel senso in maniera positiva, e si è visto che nell'arco delle 24 settimane i pazienti in terapia con cariprazina avevano un miglioramento rispetto a quelli con risperidone del punteggio nelle vari domini della PANS sulla sintomatologia negativa. Quindi sembra anche che dal punto di vista clinico in effetti ci sia un impatto sulla cognitività e sulla sintomatologia negativa. I dosaggi della cariprazina. La cariprazina, i dosaggi raccomandati vanno da 1,5 a 6 mg, di solito si inizia con 1,5 mg, ma si può aumentare il dosaggio già dal giorno successivo a 3 mg, che è un dosaggio medio da utilizzare. Non c'è nessun tipo di
di impatto col cibo, sull'assorbimento, quindi può essere assunto sia a stomaco pieno che a stomaco vuoto, e poi la risposta clinica, cioè sul dosaggio, quale sia il dosaggio migliore, gli studi clinici non riportano, gli studi in letteratura, se c'è un dosaggio migliore di un altro, dipende molto dal paziente, quindi dalla risposta clinica e dalla tollerabilità. Queste le cose che ci può interessare di più come clinici, cos'è? Che può essere assunta tra le proprietà farmacocinetiche, può essere assunta con o senza cibo. L'emivita è di circa una settimana e interessante della cariprazina che uno dei due metaboliti, che è questo di desmetilcariprazina, ha un'emivita molto lunga, di 1-3 settimane. Questo è una caratteristica peculiare della cariprazina e credo che sia l'antipsicotico che ha un'emivita così lunga. Può essere positivo nel senso che nel caso il paziente si dimenticasse per 3-4 giorni o non prendesse la cariprazina, questo non dovrebbe avere un grosso impatto dal punto di vista clinico, visto appunto la permanenza nel sangue. Rimane il metabolismo prevalentemente epatico, mediato dal citocroma 3A4. E questo cosa vuol dire? Che bisogna stare attenti se il paziente assume in contemporanea o dei potenti inibitori, che sono soprattutto gli antifuggini, il chetokenazolo, oppure dei potenti induttori di questo citocromo, soprattutto mi viene in mente la carbamazepina, che potrebbe essere uno dei farmaci che noi possiamo utilizzare in combinata insieme alla cariprazina. Passiamo a questo punto all'urasidone. Adesso parlo dell'urasidone perché a fine di tutti e due i farmaci vedremo il profilo di tollerabilità di entrambi assieme. L'urasidone è un farmaco un po' più anziano rispetto alla cariprazina, nel senso che ha ricevuto l'approvazione della FDA nel 2010 e invece l'approvazione in Europa nel 2014 ed è disponibile in Italia dal gennaio del 2018. Come anche per la cariprazina, in Europa ha solo l'indicazione per la schizofrenia, mentre negli Stati Uniti ha anche un'indicazione per gli episodi depressivi nel disturbo bipolare. Quindi questo già ci dà qualche indicazione di quale farmaco può essere. Se andiamo poi a vedere il meccanismo d'azione, lui è un classico atipico, nel senso che è un antagonista classico dopaminergico e serotoninergico, come risperidone, come può essere paliperidone, quindi è un atipico classico. Se guardiamo anche per quanto riguarda l'urasidone, le affinità recettoriali, naturalmente una buona affinità sui recettori D2, se no non avrebbe un impatto sulla sintomatologia psicotica. E la caratteristica peculiare appunto dell'urasidone è avere un'alta affinità per il recettore 5H7, questo che ha dal punto di vista clinico un impatto sulla sintomatologia depressiva, da quale deriva il fatto che abbia ricevuto l'indicazione appunto per disturbo, gli episodi depressivi nel disturbo bipolare. Ha poi anche una buona affinità per i recettori 5HT2A, quindi anche qua torniamo sempre a un suo impatto clinico sulla depressione, e come anche la cariprazina ha una bassa affinità sui recettori staminergici e muscarinici, quindi colinergici. Di conseguenza anch'esso non sarà un farmaco sedativo. Parlavamo appunto dei recettori 5H7, che sembra appunto l'antagonismo di questi recettori legato a che cosa? A un effetto prevalentemente antidepressivo e secondariamente anche un effetto sulle funzioni cognitive, prevalentemente quelle di apprendimento e memoria. L'altra azione di cui parlavo prima sui recettori 5HT2A, che come hanno anche altri antipsicotici, che questa azione su questi recettori porterebbe a che cosa? Che sulla corteccia frontale un miglioramento della sintomatologia negativa, sui sintomi cognitivi e depressivi e soprattutto sui gangli della base una minore incidenza degli EPS, perché dovrebbe appunto perché questa azione qua aumenterebbe il rilascio della dopamina che andrebbe a contrastare il blocco dei D2 che è la base invece degli EPS. Dosaggio dell'urasidone, la dose raccomandata va da 37 a 148 mg
Esistono anche le compresse da 18,5, ma sono da utilizzare esclusivamente in pazienti che abbiano una compromissione renale, una compromissione epatica. La dose iniziale generalmente di carifrazina, di lorazidone, scusate, è di 37 mg, ma di solito io ho visto, almeno nell'esperienza che abbiamo avuto, che bisogna nell'arco di pochi giorni salire almeno a 74 mg. Questo, una caratteristica importante da tenere a mente per il lorazidone, che deve essere assunto con il cibo, perché deve essere, altrimenti non viene assorbito. Con il cibo aumenta di 3 volte l'assorbimento, deve essere un pasto almeno di 300 calorie. Poi ho letto alcuni studi dove viene riportato che un'assunzione di calorie maggiori non ha un impatto sull'assunzione, quindi almeno 300 calorie. E poi, in base alla risposta clinica, alla tollerabilità, quindi alle caratteristiche della persona, il dosaggio può essere appunto aumentato. Riguardo alle caratteristiche farmacocinetiche, appunto l'assunzione del cibo, ha un'ora di vita circa di un giorno e anch'esso viene appunto metabolizzato a livello epatico dal citocroma 3A4. Quindi anche per il lorazidone valgono un po' le attenzioni che vengono utilizzate per la cariprazina, quindi sugli inibitori e gli induttori del citocromo. Vediamo adesso un po' il profilo di tollerabilità di questi due farmaci. Come dicevamo prima, grosso problema del QT, e sia cariprazina che lurasidone, insieme appunto a caripiprazole e paripiridone, sono farmaci che sembrano non avere alcun impatto sul cuore, quindi sull'allungamento del QT, quindi farmaci sicuri dal punto di vista cardiologico. Se guardiamo invece il profilo invece di tollerabilità generale di lurasidone, cariprazina, messa anche a confronto con gli altri antipsicotici, come vediamo sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità, infatti non hanno un impatto zero sull'aumento della prolattina, sull'aumento di peso, sull'iperglicemia o l'iperlipidemia, e non hanno, come dicevamo prima, azione appunto non agendo sui recettori colinergici, staminergici, non sono sedativi, non danno ipotensione e non hanno appunto effetti anticolinergici periferici. Vengono riportati, però non è che siano farmaci che non abbiano zero effetti collaterali, possono avere tra effetti collaterali prevalentemente degli effetti extrapiramidali, e per entrambi l'effetto extrapiramidale maggiormente riportato è la catesia. Probabilmente anche perché non hanno effetto anche anticolinergico, che sì che ha degli effetti negativi a livello periferico, può dare degli effetti collaterali, però l'effetto anticolinergico è quello che poi un po' protegge da avere degli effetti extrapiramidali. Concludo con questa ultima slide in cui appunto si parla appunto è stata appunto studiata la catesia indotta dai nuovi farmaci in commercio e comunque hanno ricevuto indicazione per la schizofrenia, e vediamo come lurasidone e cariprazina sono quelli che hanno un impatto maggiore, hanno un numero maggiore, un'incidenza maggiore di acatisia. Questo gli autori la spiegano probabilmente perché hanno rispetto agli altri farmaci un minore antagonismo sui recettori 5HT2A. Quindi questo perché? Perché sembra appunto che il blocco dei recettori 5HT2A a livello corticale sia quello che provochi un rilascio di dopamina nello striato e quindi vada un po' a controbilanciare il blocco della dopamina causata appunto dal suo recettore D2, che è alla base appunto dei sintomi extrapiramidali. Quindi concludo con le ultime due slide in cui appunto ho fatto un po' di riassunto su delle caratteristiche principali di questi due farmaci, un po' come da portarsi a casa, come messaggi da portarsi a casa, come idee da ricordarsi di questi due farmaci. Cariprazina, indicazione per la schizofrenia, è un agonista parziale dei recettori dopaminergici e serotoninergici, il dosaggio va da 1,5 a 6 mg, ha una comprovata azione antipsicotica,
e soprattutto sembra avere appunto un, siccome appunto agisce sui recettori di D3, che è la sua caratteristica peculiare, un buon effetto sulla sintomatologia cognitiva e negativa della schizofrenia e anche sui sintomi depressivi, con un buon profilo di tollerabilità, eccetto appunto, ricordiamoci, con la catesia come effetto collaterale principale. L'urasidone, anch'esso indicazione schizofrenia, lui è un antagonista puro dei recettori dopaminergici e serotoninergici, dosaggio 37-148, pare come per la caribrazina, comprovata azione antipsicotica, e sembra che abbia appunto per un'azione sui recettori 5-HT7 una ottima azione sui sintomi depressivi, da questo appunto vi ricordo l'indicazione negli Stati Uniti per la depressione bipolare. Azione poi sui sintomi cognitivi e negativi, anche su una buona tollerabilità, con anche lui con acatisia riportata tra i primi effetti collaterali. Io adesso con questa poi slide ho finito, sono stato un po' più corto con la relazione, un po' per non tediarvi troppo e un po' perché mi piacerebbe che magari ci fosse un po' un confronto, che intervento di qualcuno che riportasse proprie esperienze positive o negative che hanno avuto in questi primi mesi di utilizzo di questi farmaci.